Benvenuti amici, io sono Pimpos, oggi siamo su Roach Race, gioco sviluppato niente un po' di meno che da CD Projekt Red, ovvero gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 e The Witcher. E qui impersoniamo appunto il cavallo di Geralt. Tra l'altro questo minigioco è presente su Cyberpunk 2077, quindi adesso potremo averlo in versione mobile e giocarci quando ci pare. Tra l'altro abbiamo anche delle classifiche mondiali, ragazzi, quindi potremo competere con tutti i vari personaggioni che giocano nel mondo. Sto tizio a prima posizione ha miliardi di punti. Vabbè, andiamo a giocare, va, non ci arriverò mai. Inizia, vediamo un po' che cosa c'è da fare. Ecco il cavallo. Andiamo, forza, vediamo un po'. Allora, fatemi capire che posso fare. Salto. Basta posso solo saltare, ok. Possiamo fare il doppio salto. Non ho capito che cacchio ho fatto. Mi teletrasporto. Faccio il doppio salto con tanto di capriole. Il triplo salto invece fa qualcosa. Mi teletrasporta nuovamente giù, credo. Prendiamo Carrot Gang. Morte instant. Game over. Il mio miglior punteggio è stato 31. Ma il tizio che ha fatto miliardi di punti è stato qui 2 ore probabilmente. Riprova, riprova. Allora, intanto gioco a stage, quindi siamo al livello 1 di 1. Cambia pure. Cambia, attenzione, c'ho buchini, evitiamo i buchini per terra. Ok, evitiamo animali svolazzanti vari ed eventuali. Ok, bisogna concentrarsi. Non ho capito che cosa si attiva. Che cacchio fa? No, no, correva sulle due zampe anteriori. Grandissimo, grandissimo, Roche. Allora, piano, carotina. Abbiamo anche una mela, però con l'essere che mi rompe le scatole non credo di poterla prendere. Si è fatta notte, che si fa? Niente, andiamo avanti. Questi li devo saltare. Carotina. Carrot get. E via. La mela la prendo. 20 punti a me. Ok, le mele sono semplicemente punti in più. Mentre le carote ti danno un boost in velocità. Evitiamo quella carota lì. Fatto, fatto. Ore dopo. Secondo stage. Ok, quindi abbiamo abbiamo vari stage ambientati nelle varie location dei giochi. Ho saltato la mela, buono. Nelle varie location, presumo solamente di The Witcher, perché di Cyberpunk non lo so ancora. Ah! Ma non è vero! Possiamo continuare o ricomincio tutto da capo? Riprova. Ricominciamo tutto da capo. Ma il tizio che ha fatto miliardi di punti, ma io vorrei capire a che livello è arrivato a sto punto, perché è impossibile. Un altro gioco impossibile. Un po' più possibile di quello che abbiamo visto l'altra volta, però, devo dire. Quindi concentrati come sempre le marmotte che studiano geografia. Ho lisciato la mela, buono. E niente, io faccio schifo in questi giochi, non ci posso fare niente. Faccio veramente schifo. Dobbiamo prenderci un po' più di confidenza. E soprattutto non far schiantare il povero Roach nei vari ostacoli nel tentativo. No! Proprio quello che ho appena finito di dire. Allora, calma e circospezione e concentrazione soprattutto. Perché non è difficile. Bisogna capire come evitare al meglio gli ostacoli, come sfruttare al meglio il potere dei salti. Perché con il doppio click salto più in alto, con il triplo click faccio qualcosa che mi rende forse invincibile. Possibile. Non lo so se mi rende invincibile, però nel dubbio non lo so. Proviamo ad utilizzarlo su un ostacolo. Ecco, sono invincibile effettivamente. Con il triplo salto diventiamo invincibili. Ma quindi basta farlo a ripetizione, no? Tac. Ta-ta-tac. No, non era invincibile. Forse è un'abilità che ci rende invincibili, però non l'abbiamo sempre e comunque. Ragazzi, come sempre in questi giochi vi sfido. Provate il gioco, fatemi sapere nei commenti a quanto arrivate voi di punteggio e di livello, ovviamente. Quindi fatemi sapere a che livello arrivate e quanto punteggio fate. Scrivetemelo nei commenti, ovviamente lasciate un bel mi piace. Evitato con nonchalance quell'affare lì. Mi sta cadendo pure l'auricolare, però sempre dettagli. Ok. Mela a me. Si sta facendo notte, si sta facendo buio. Mela, carota a me.
Ok, mela a me. E dai, qualche punticino in più lo sto facendo stavolta. Ok, è più fattibile rispetto all'altro gioco. Fatto, livello 1 completato. Andiamo al livello 2, concentriamoci, perché non ci voglio morire. Proviamo, proviamo a superare anche questo. Arriviamo al livello 3. Ma fare miliardi di punti è impossibile. Ma che avete usato? Cheat per fare quei miliardi di punti, però. Perché è veramente impossibile. Piano, concentrati. Mela. Mela. Ok. Siamo a 344 punti. 345. Mela. Tutti i nemici se ne sono andati a farsi una passeggiata. Meglio così. È meglio così. Così io mi supero il livello senza problemi. Che cavolo è successo? Non ci sono più nemici. Ho lisciato entrambe le cose. Buono. Piano, piano. Che 20 punti a me. Si è buggato il gioco. Non ci sono più nemici. No, attenzione, maso chiamata. E invece i nemici ce li abbiamo. Ma come non ce li abbiamo? Ce li abbiamo. Attenzione qua. Vai che voglio arrivare al livello 3. Voglio vedere il livello 3. Fatto, fatto. Ok, andiamo al livello 3. Dove siamo? Nella foresta. Concentrati. Boh. Ci sono andato a morire proprio instant, credendo che il corpo atterrasse completamente. Invece no, si è fermato a mezz'aria il faccia di capra. Allora, fin qua l'ho capito, questo non è effettivamente difficile. Bisogna semplicemente stare attenti a come e quando saltare. Tutto qui. Anche il secondo stage è così. Il terzo è più imprevedibile. Quantomeno quel corvo era più imprevedibile del... Carota o mela? Nessuno. Nessuno, che ce ne facciamo? Già sono sazio. Ok, andiamo avanti. Dai che ce la si fa, forza, concentrati. Io non so bene quando utilizzare il potere. Vabbè, andiamo avanti per adesso. Probabilmente quando so che ci sto per morire, clicco tre volte e lo attivo. Probabilmente è questo il discorso. Ok, andiamo all'1-2. Calma, sempre calma. Non abbiamo fretta di saltare. Non abbiamo fretta di morirci. Non mi freghi più. Ok. Concentrati. Comincio a parlare di meno. Voglio arrivare al quarto livello, se è possibile. Mi sta nuovamente cadendo l'auricolare. Perché sti auricolari mi devono cadere solo dall'orecchio destro? No, ma questa è una brutta cosa, però. Quella di mettere entrambi gli animali assieme è una brutta cosa. Perché non mi stanno su sti auricolari? Allora, riproviamo un'ultima volta, perché questa è stata una bruttissima cosa. Forse avrei dovuto attivarmi il potere adesso. Mi sa di sì. Allora, sempre calma e nonchalance. Allora, concentrati. Mela. Mela, questo è facile ormai. Questo ormai l'ho capito. Questo ormai... guarda là. Mi vanno a mettere il brutto essere sulla carota che tu devi prendere. Ho lisciato la mela. Buono. Perfetto, me la vado a comprare dal fruttivendolo. Tac. E tac. Mela, vieni a me. Fatto. Carotina, vieni a me. Fatto. Velocità, vieni a me. Sto fatto che comincia a correre sulle due zampe anteriori è troppo figa come cosa. Ok, andiamo avanti. Doppio. Doppio animalaccio. Ok. E guarda là, che brutta cosa però. Forse se mi attivo il potere, forse avrei potuto prenderle. Vabbè. Pazienza, che volete che vi dica. E anche questo fatto. Andiamo al prossimo. 1-2. Vediamo se riusciamo a superarlo con calma e precisione. Mamma mia, ci sto già per morire. Piano, piano, perché è pieno di trappole questo gioco. Mela. Ok. Se vedo più animali concentrati allo stesso punto mi attivo il potere. Ok. Dai che forse è fattibile. Quello lo prendo. 20 punti a me. Ragazzi, fatemi sapere a quanti punti arrivate. E dove arrivate di livello. Ok. Ce la si fa a completarlo? Sono arrivato. Sono arrivato. Penso di sì. Carota. Penso di sì. Fatto. Livello 3. Non ci scordiamo del potere, possibilmente. Intanto... 419 punti. Piano, sempre piano. Sempre buche per terra. Chi è che fa tutte queste buche? Ancora non ci è dato saperlo. Però le abbiamo. Mela. Attivo potere perché mi sentivo morto.
Ma non era ancora attivo il potere. Ma che... Ma scusate, ma che siete delle brutte persone. Comunque, miglior punteggio 546. Io vorrei capire come sti tizi hanno fatto miliardi di punti. Cioè, io mi trovo in posizione 6629. Io vorrei capire come sti tizi hanno fatto un... Cioè, è una cosa incalcolabile. Perché il passaggio da tra 54.000 e il miliardaccio è tantissimo. Quindi fatemi sapere voi il vostro punteggio e a che livello siete arrivati. Come sempre lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella e per oggi è tutto, al prossimo video.